Ciao a tutti, sono Daniel Chiragarula, ex giocatore ormai di basket. Ho giocato più o meno in tutto il nord Lombardia. Ho iniziato, i primi passi li ho mossi qua su questo parquet, ad Arese, poi sono passato a Legnano, a Saronno, ho giocato a Treviglio in B1, sono tornato a Saronno, ho giocato a Novara, vado Ligure e come ultima squadra l'Urania Milano. Ebbene, questo è parte della mia storia, è sicuramente l'inizio. Ho iniziato proprio a muovere i primi passi qui su questo campo e anche all'esterno, perché finiti gli allenamenti poi uscivo fuori con gli amici, giocavamo per ore e ore e non c'erano mai pause. Quindi ho dei bellissimi ricordi, addirittura il mini basket l'ho iniziato qua, ricordi gli allenatori, a cominciare da Basilico, Maurizio, Andrea Pedroni, Cattaneo, Danilo e Enrico Rocco. Beh, il consiglio che do sempre, visto che ogni tanto poi partecipo anche a delle sessioni per i giovani ragazzi, è quello di divertirsi, perché lo sport in generale è divertimento e il basket parte proprio da quello. Bisogna divertirsi, da lì nasce la passione e con la passione poi si raggiungono tutti gli obiettivi. E tantissime, ormai si parla penso di quasi 30 anni fa, perché ne ho 37, quindi ho iniziato da piccolino, però conservo veramente dei bellissimi ricordi su questo parquet, i tornei internazionali, le partite dei giovanili, anche il mio primo approccio poi col professionismo, semiprofessionismo, comunque era la Serie C ai tempi, dei bellissimi ricordi e tutti i miei amici. Che alcuni me li porto anche dietro, perché Oscar Gugliotta è mio amico da sempre, mio migliore amico, Roberto Gentile che da piccolo lo seguivo e poi alla fine abbiamo giocato contro per tanti anni e siamo diventati grandissimi amici, quindi ricordo tutto con molto piacere. Certo, saluto tutti, allenatori, staff e tutti i ragazzi che stanno per iniziare, hanno iniziato la stagione dell'SG Sport Arese. Un saluto a tutti da Dani. Ciao ciao.